Buongiorno a Nerd and Fan. Oggi io e Simona, che siamo sempre diventata un coniglio, non so come mai voi diventate un coniglio, Simona, oggi. E con noi ciao. Abbiamo Giada, che quest'oggi ci presenterà il suo cosplay fantastico di Alice. Vai Giada, spiegaci perché ti piace tanto Alice, spiegaci nella tua passione. Allora, buonasera, buon pomeriggio, come gli viene meglio dire. La mia passione per... cioè, la mia passione è oltre per il cosplay, la Disney, tutto, anche Alice mi ha... affascinato molto e diciamo è una bambina anche che mi assomiglia molto. Si vede. E infatti anch'io, anche a me piace andare fuori da ogni difficoltà. Stare per conto mio e fantasticare con anche sul mondo del cosplay piuttosto che pensare ai problemi reali. Sì. E soprattutto tutto in questa quarantena che ormai sto letteralmente sbroccando. chi no, Giada. Giada, una domanda veloce, scusami se ti interrompo, sei bellissima comunque, complimenti, sei veramente bella come Alice, perché se ti alzi e fai vedere il tuo vestito, lo fai vedere anche a chi ci sta guardando. Fai vedere il vestito, come è fatto. Grazie. Bellissimo. Ma che bellezza. Tu non l'avevi ancora visto, io in anteprima sì. Niente, grazie. Lei è bianconiglio, quindi ha visto in anteprima il vestito. Il bianconiglio è fuggito. Ecco, beh. Questi bianconigli che fuggono. Voglio fare una domanda. Ma te già hai letto anche tutto il libro? Il libro no, però ho visto il cartone e anzi mi sa dirsi, però non, cioè, non mi ricordo, ho letto quella di Luis. No, di... Ah no, quella grafica che mi ricordo era Mago di Oz, vabbè. Esatti. No, perché mi ricordo un libro fatto in un certo modo e della cui collana c'era anche Alice il Paese delle Meraviglie. No, ho visto solamente il film, ovviamente c'è letto la fiaba. Bellissimo. Bellissimo, io una domanda che volevo fargli a questa bellissima Giada. Ma cosa ti è piaciuto di più del film? Quale protagonista? Oltre che Alice, ovviamente. Di personaggi, vabbè, oltre... Alice, il cappellaio matto e la lepre mazzolina, anche lo stregatto, il gatto di Alice, tutti, non proprio tutti, per esempio. Manderei a quel paese la regina di cuori. Lei era cattiva, giustamente. Testa! Come faceva così?
Tagliategli la testa! Tagliatele la testa! Decapitatela! Qual è il personaggio che nel film ti è piaciuto di più? Ah, Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio? Sì. E lì il cappellaio matto. Assolutamente manda un messaggio proprio reale. Alice, fuggiamo che qui sono tutti matti. Canard and fan, diciamo, fuggite sciocchi. Sì. Tra l'altro, Giada, oggi sul nostro canale c'è fuori proprio l'intervista che abbiamo fatto ad Angelo, che è l'impersonator di Johnny Depp. Esatto. Quindi poi vatelo a vedere, non te lo perdere, sul canale di YouTube, Nerd and Fan. Se non c'era capito, già comunque adora Alice, in primis, in todos. Sì, se non si era capito, sì. L'adora in maniera smisurata, perché si rivede in lei in tutto quanto. Ma c'hai in mente anche qualche altro cosplay, Giada, in futuro? Ci dai un... Guarda, ne ho fatti diversi. Solamente che ora che siamo in quarantena, predico, diciamo, cioè volevo stare con un cosplay pratico, perché ok, c'ho il giardino e tutto, però stando qui in stanza a fare l'intervista, magari stando con Ariel umana, che ha il sottogonna, sarebbe stato ingombrante. Beh, sì. O anche Elsa, però, cioè, non è di quelli di AliExpress che non si somigliano, è azzurro invece di color ghiaccio, pare, non lo so. Deve essere perfezionato, ma noi siamo convinti che Giada sia bene con qualsiasi vestito. No, diciamo che non l'ho fatto commissionare perché provammo con Trilli a farlo commissionare, già c'è venuto un botto che tra l'altro la Satan ha voluto anche fare la borsetta verde, perché in fiera tutto frenetico, gente che ti tocca anche da dietro per dire come ho fatto insieme, spesso e volentieri mi dimentico di togliere la borsa e gli occhiali. Dovrebbero dirlo loro, quando si fanno la foto si vedono loro. Però guarda, c'è ancora la borsetta e gli occhiali, invece no, non te lo dicono. Comunque già, purtroppo il tempo, siamo arrivati in fondo. Facci un bel saluto come farebbe Alice. Allora, vi ringrazio per questa intervista. Io ora vado a cercare il bianconiglio se non si è cacciato in qualche guaio. E vado a trovare il gatto e speriamo che il cappellaio matto abbia rimesso la testa a posto, che ultimamente mi sembra un pochino matto, fuori di testa. Perfetto, ti ringraziamo tantissimo. Poi, poi torno da mia sorella e giustamente mi stava leggendo questa storia
che mi stavo immaginando. Ti risveglierai, dai, ora ti salutiamo, bellissima Alice. Mi raccomando, ritorna dal tuo mondo dei sogni. Per oggi è tutto da Nerd & Fam, ritorniamo anche noi dal mondo dei sogni. Nel mondo dei sogni, ritorniamo in quelle dell'Emilia Romagna. Gli importati dalla Toscana. I Dubischeri. Alessandro e Simona. No, Alessandro, vabbè. Sì, i nomi sono sempre quelli, tanto non è che cambiano. Grazie a voi. Guarda, se mi fosse arrivato in tempo mi avreste trovata anche da Aurora, dal vestito blu, per la quale neanche ho bisogno della parrucca, neanche per lei, però non arriva, saranno questi ritardi. Ok, perfetto. Abbiamo finito praticamente il tempo. Ok. Ciao Alice. Ciao Alice. Ciao a noi. Mi raccomando, seguiteci e accendete la campanella per avere sempre gli avvisi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.